Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è Gemma Galgani, oltre ad essere un personaggio inossidabile di Uomini e Donne, cura la propria pagina Instagram che ha più di 500.000 follower che la sostengono e che hanno piacere a leggere tutti i suoi aggiornamenti. Gemma Galgani e lo scatto che insospettisce. Gemma Galgani, per tutti i fan di Uomini e Donne, è una figura amata e apprezzata, una delle icone del dating show di Maria De Filippi che, con i suoi modi gentili e la sua franchezza, continua a coinvolgere milioni di spettatori attirati dalle sue storie. Il suo sogno, come per tutti coloro che partecipano a questo programma, è quello di trovare finalmente l'anima gemella. Anche quest'anno però ha avuto estenuanti duelli con Tina Cipollari, l'opinionista che non manca mai di darle del filo da torcere. Tra le persone frequentate in questa annata dalla dama c'è stato Costabile, con cui le cose però non sono andate nel verso giusto. Infine, prima della pausa estiva le si è proposto un nuovo cavaliere, Giovanni, con cui ha fatto un'esterna e pare che i due proseguiranno la loro conoscenza in questi mesi. Lei è una persona intraprendente che si è sposata e ha divorziato ancora giovane, ha lavorato nel mondo dello spettacolo come direttrice del Teatro Alfieri di Torino. E, stata anche direttrice del Teatro Colosseo. E adesso quale altra grande impresa avrebbe compiuto? Ne ha parlato sui social. Ha rischiato di perderla, Gemma, come accennato, ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto in occasione del compleanno di sua sorella Silvana, scrivendo che lei si sentiva commossa come quando era nata e aveva visto un bebè che sembrava un bambolotto. Ha aggiunto che la vita ha messo alla prova sua sorella e che quando aveva 6 mesi hanno rischiato di perderla. Poi le ha fatto i complimenti per aver raggiunto Santiago. Se non ti avessi avuta come sorella ti avrei cercata ovunque per averti come amica, ha dichiarato, spiegando che la prode Silvana aveva fatto 400 km con lo zaino in spalla senza mai arrendersi, in una grande lezione di forza e coraggio. Nella foto la donna sorride felice al traguardo, dal momento che somiglia molto alla dama torinese qualcuno inizialmente le aveva confuse, ma guardando con un po' più di attenzione si notano le differenze. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.